Ditemi voi quando siamo, possiamo. Ecco, ci siamo, siamo in onda? Ecco, allora volevo intanto dare il First of benvenuto, all, dare il benvenuto al I would pubblico like to welcome quest'anno non in sala, all purtroppo, come sappiamo, per le participants. norme anti-Covid. In realtà però abbiamo un grandissimo pubblico collegato via Zoom, più di 4.000 persone si sono iscritte, quindi noi salutiamo i nostri ospiti, li ringraziamo di essere con noi. Siamo anche in diretta con Radio Radicale che ci segue sempre, quindi questo appuntamento, un appuntamento annuale molto importante. Ci confronteremo su quella che è la strategia del rilancio dell'economia europea dopo questa emergenza Covid, sulle numerose politiche economiche europee e non solo. La situazione con la pandemia, per fortuna, i numeri sono migliorati, quello che si rischia adesso è una crisi e non dico una economica importante ad autunno. Ecco, questi sono purtroppo i dati che continuano ad arrivare da tutte le istituzioni europee e non solo. Io volevo intanto dare un caloroso benvenuto ai nostri ospiti. Noi abbiamo anche quest'anno due ex presidenti del Consiglio, quindi io volevo ringraziare e salutare il presidente Enrico Letta, presidente anche del Comitato Scientifico della Fondazione Merloni, il professor Romano Prodi, membro anche del Comitato Scientifico, benvenuto. Quest'anno abbiamo anche Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti. Un attore, uno degli attori caldi, quindi sarà molto interessante sapere cosa succede in questo panorama italiano e europeo. E abbiamo Nando Pagnoncelli, che è uno dei maggiori sondaggisti italiani, tutti voi lo conoscete, amministratore delegato della Ipsos Italia, quindi benvenuto. E poi abbiamo anche due collegamenti importanti, abbiamo Ferruccio De Bortoli, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ma anche scrittore e presidente della casa editrice Longanesi e dell'associazione Vidas, quindi diamo il benvenuto anche a Ferruccio De Bortoli. E abbiamo collegata anche Francesca Bria, presidente del nuovo fondo innovazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, componente del gruppo di esperti scelto dal Ministero dell'Innovazione. Quindi benvenuta anche a Francesca Bria. Ecco. Prima di cominciare il dibattito con i nostri ospiti, io volevo subito chiedere a Nando Pagnoncelli. Io ho fatto una ricerca molto interessante e ci mostra cosa ne pensano gli italiani su quello che è il tema del momento, quello della nazionalizzazione, quindi ha fatto un'indagine sulla popolazione italiana e poi un focus particolare su quella marchigiana. Prego. Grazie, chiedo la cortesia di caricare la presentazione. Intanto vi dico per chiedo scusa. Volevamo capire sostanzialmente quelli che sono gli elementi che stanno caratterizzando l'economia del territorio, la visione dell'economia, della politica, il ruolo dello Stato nell'economia di mercato e poi abbiamo fatto anche un approfondimento sulle crisi aziendali e sull'intervento pubblico auspicato. E allora partirei rapidamente, perché i dati sono davvero tanti e farò solamente una selezione. E ricerca eseguita su un campione di 1.000 italiani, rappresentativo della popolazione italiana evidentemente, e poi un campione alato di 500 cittadini marchigiani, un sovracampione distribuito ovviamente per provincia, e abbiamo condotto le interviste nella seconda metà di giugno. Vi risparmio la descrizione del campione, andrei subito però su un dato, che è un dato italiano che ho presentato lo scorso anno, proprio qui nelle Marche, a Treia, nel seminario della Fondazione Simbola. Perché c'è un dato che noi dobbiamo sempre considerare, c'è una visione molto distorta che gli italiani hanno dell'Italia. Quindi abbiamo provato a capire qual è il livello di conoscenza e cosa pensano dei primati del nostro paese. Allora, un primo elemento che emerge qui, e spiego subito dopo perché ho pensato di riprodurre questa tabella, è il fatto che il primato, diciamo, più conosciuto raggiunge al massimo il 38% degli italiani. Scorrendo possiamo vedere alcuni elementi che a me paiono abbastanza importanti, per esempio solamente il 21% degli italiani sa che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa.
ci sono tantissimi primati per lo più sconosciuti. Ne cito due. Uno, siamo tra i primi 10 paesi al mondo in investimenti in ricerca e sviluppo, solo il 13% lo sa e addirittura il 45% non ci crede. E poi, siccome siamo il paese con il più alto tasso di riciclo dei rifiuti, 76,9%, lo sa solamente il 10%, nonostante gli italiani siano fortemente coinvolti nella raccolta differenziata. E addirittura il 51% non ci crede. Perché? Perché le immagini che prevalgono sono quelle delle città che hanno problemi con i rifiuti e questo deforma le percezioni. Dico questo perché anche nella lettura dell'economia regionale osserviamo, come dire, qualche elemento non esattamente in linea con i dati oggettivi, strutturali che caratterizzano l'economia delle Marche. Quando chiediamo sostanzialmente quali sono i settori più importanti per l'economia italiana nel suo complesso, vedete qui turismo al primo posto, 57%. No? Quando sapete che i dati Istat ci dicono che, per quanto riguarda i temi di valore aggiunto, dati 2019 sono 4%, e poi agricoltura, e poi il tessile, alimentari, eccetera, eccetera. Allora, questo per dire che molto spesso quando parliamo, quando abbiamo a che fare con l'opinione pubblica, dobbiamo fare i conti con delle percezioni che talora sono distorte, sono distanti dalla realtà. E questo lo vediamo anche nella regione. Vedete, 52% pensa che il settore più importante dell'economia della regione sia il turismo, seguito dall'agricoltura, e poi via via vedete tutto il resto. E guardate tra i marchigiani, e la colonna con appunto Centro Italia e poi subito dopo Marche, addirittura il 59%, e poi al secondo posto c'è l'agricoltura col 36%, al terzo posto il tessile e l'abbigliamento. Questo è quello che hanno in mente i marchigiani dell'economia del territorio. Quanto sono importanti le piccole e medie imprese? E vediamo che sul campione nazionale, quando chiediamo, secondo lei, nell'economia della sua regione rispetto a quella italiana nel suo complesso, quindi rifletta sulla sua regione, il peso e la rilevanza delle piccole e medie imprese maggiore o minore, vedete, molto maggiore 27, un po' maggiore 25. La metà pensa che le PMI della propria regione siano un po' più importanti rispetto alla media nazionale. Se ci spostiamo nelle Marche, addirittura l'importanza attribuita alla PMI, in questo caso correttamente, è più elevata. La forza delle reti a livello regionale, la collaborazione in ambito economico tra le imprese, l'università, gli enti pubblici, le associazioni e gli altri settori presenti nel territorio della regione in cui lei vive, vedete, 7% molto intensa per gli italiani, a questo si aggiunge un 39% abbastanza intensa. Quindi l'idea che le reti non siano esattamente un punto di forza, no? Per gli italiani, ragionando ovviamente sulla regione in cui le persone interpellate vivono. Se ci spostiamo sulle Marche, anche qui vediamo qualche differenza rispetto al campione nazionale, perché il 57% ritiene che sia molto abbastanza intensa la collaborazione tra tutti gli enti che ho citato prima, però rimane comunque un 43% che la considera, diciamo, poco o per nulla intensa. Quali sono i tratti che caratterizzano il territorio? E allora vedete, anche qui gli italiani generalmente enfatizzano che cosa? Enfatizzano il rispetto della tradizione, dei saperi tipici del territorio, l'efficienza e la produttività, a seguire l'autenticità, la qualità artigianale dei prodotti e dei servizi e la qualità unica dei prodotti grazie alle risorse del territorio. Quindi l'idea appunto di un radicamento territoriale nel quale è possibile produrre con livelli qualitativi elevati. Questo per gli italiani parlando della propria regione, e vediamo che se ci spostiamo nelle Marche, guardate, l'autenticità e la qualità artigianale dei prodotti e dei servizi è al primo posto col 29% delle citazioni e poi via via le altre citazioni, ma ancora una volta il riconoscimento del tratto saliente legato alla qualità del territorio, no? E alle radici territoriali, che sono elementi identitari forti. Quali sono gli aspetti invece, le aree di miglioramento, gli aspetti da sviluppare? Anche qui, vedete, non c'è una risposta nettamente prevalente, e però il rispetto dell'ambiente, del territorio, dei lavoratori e della società. Ritorniamo al tema della sostenibilità. La sostenibilità è sì sostenibilità ambientale, ma attenzione perché è sostenibilità sociale.
è dal 2015, dal Laudato Si, che noi sappiamo e sentiamo insistentemente questo concetto, no, di sostenibilità. E gli italiani, noi questo tema lo trattiamo da 25 anni, mai come negli ultimi 6-7 anni hanno accentuato l'importanza attribuita al tema della sostenibilità. Quindi anche qui al primo posto. L'altro aspetto importante è la connessione col resto d'Europa e del mondo. E poi ancora, guardate, la capacità di collaborare, di fare rete, di fare sistema con gli altri attori pubblici e privati del territorio. Desidero solo sottolineare che se è al terzo posto nella graduatoria nazionale, è al primo posto tra i cittadini marchigiani. Fare sistema. Questa è un'area su cui puntare. L'impatto del coronavirus, sappiamo che ovviamente c'è una preoccupazione largamente diffusa, non mi soffermo più di tanto. Che tipo di conseguenze ha il coronavirus sull'economia della regione? Vedete, della diminuzione dei flussi turistici in entrata della regione, 52%, tra i marchigiani 56%, il calo della domanda a causa della crescente povertà 37%, dimensione un po' meno accentuata nelle Marche, e poi via via il calo delle esportazioni e così via. Abbiamo voluto parlare di un hub interregionale e sostanzialmente abbiamo spiegato di che cosa si trattava. Alcuni enti di ricerca, fondazioni stanno progettando di istituire un centro interregionale di coordinamento composto da ingegneri, tecnici, scienziati, manager specializzati in finanziamento di impresa per promuovere idee imprenditoriali e imprese innovative. Quanto può essere utile questa iniziativa? Lo vedete nella parte destra, una scala da 1 a 10, l'utilità elevata, cioè tra 8 e 10, 37%, a cui si aggiunge un 40% di abbastanza elevata. Quindi 3 su 4 ritengono che questa sia un'iniziativa a cui guardare con favore. Vedremo poi i dati delle aziende. I settori marchigiani su cui investire, questa è una domanda rivolta esclusivamente al campione marchigiano, come vedete, ancora una volta torniamo al turismo. Abbiamo visto punto di forza, area che dovrebbe essere incentivata, settore in cui investire, il turismo 32%, a seguire calzaturiere e pelletteria 17%, e poi via via tutti gli altri settori con meno del 10% delle citazioni. Vi risparmio ovviamente l'analisi per singola provincia. Per ragioni di tempo, quali dovrebbero essere gli obiettivi del progetto Hub? Anche qui interessante, selezionare i progetti più validi e fornire assistenza nella loro realizzazione attraverso personale specializzato e altamente competente. 20% pensa che questo dovrebbe essere l'obiettivo prevalente, e a seguire selezionare i progetti ma finanziarli con risorse apposite. Cioè nel primo caso non era esplicitamente richiamato il finanziamento ma il processo di accompagnamento, selezione e accompagnamento, nel secondo caso si parla di finanziamento. Abbiamo parlato del ruolo dello Stato nell'economia. Da diverse ricerche che stiamo realizzando negli ultimi 2 o 3 anni emerge che sostanzialmente se una volta diciamo il pendolo era dalla parte del privato, no? Per cui il privato era sinonimo di possibilità di scelta, livello qualitativo, prezzi più contenuti. Il pubblico era l'inefficienza, per intenderci. Diciamo, negli ultimi 2 o 3 anni il pendolo si è rispostato verso il pubblico, ma con un'accezione che andremo a vedere tra poco, quale dovrebbe essere il ruolo dello Stato, abbiamo chiesto. È importante perché sostanzialmente sullo sfondo ci sono un paio di questioni. Uno, le crisi aziendali, quelle molto importanti, per cui se una decina d'anni fa parlare di nazionalizzazione avrebbe determinato reazioni di rigetto molto larghe nella popolazione, oggi non è più così, da un lato, ovviamente in modo più selettivo, lo vedremo tra poco. L'altro aspetto è che una parte importante dei cittadini si è convinta che le risorse ci sono, perché in particolare 2 provvedimenti, il reddito di cittadinanza e quota 100, hanno avuto come effetto, diciamo, collaterale nella formazione delle opinioni dei cittadini l'idea che le risorse ci sono. E allora, dato che il pubblico rappresenta o dovrebbe rappresentare gli interessi più generali, si pensa che ci possano essere risorse per intervenire. Come? Lo vediamo tra poco. Qual è la funzione della politica? Anche qui abbiamo cercato di capire sostanzialmente come sta cambiando il rapporto, far sì che ciascuno possa perseguire liberamente e in sicurezza il proprio interesse individuale. La pensa così 1 italiano su 3, 1 su 2 dice deve guidare l'intera società verso il perseguimento di un interesse generale. Anche qui guardate che il periodo di rilevazione non è irrilevante rispetto alle cose che stiamo vedendo, perché sicuramente diciamo, l'emergenza sanitaria
ha modificato molti degli atteggiamenti. Lo vedo confrontando i risultati di questa fase. Non è detto che questi siano atteggiamenti destinati a permanere, però quest'idea dell'interesse generale va di pari passo con quella reazione di concordia e di coesione che ha caratterizzato la fase dell'emergenza sanitaria. È un atteggiamento che troviamo spesso nelle situazioni di calamità. È un atteggiamento che in realtà ha caratterizzato in misura superiore rispetto al passato, proprio perché il Covid in qualche modo ha preoccupato una larghissima parte della popolazione, che in qualche modo ha ritenuto che un paese unito e coeso potrà uscire più facilmente dalla situazione di crisi sanitaria ed economica. Quindi una serie di valutazioni che trovate qui, ancora una volta ripeto, per ragioni di sintesi non entro nel merito, ma a me ha colpito moltissimo l'impennata di fiducia nelle istituzioni che noi abbiamo riscontrato nel mese di marzo e aprile, poi rientrata in parte a maggio e anche a giugno, ma stiamo entrando in un'altra fase. Però questo era semplicemente per dirvi che c'è una, come dire, visione ideale della politica che deve rappresentare interessi generali e guidare l'intera società verso il perseguimento appunto dell'interesse generale. Ed è interessante notare come invece nelle Marche l'atteggiamento un pochino più legato alla dimensione individuale è più accentuato, 41% contro un 48%. La presenza dello Stato nell'economia italiana rispetto agli altri paesi occidentali ed europei è considerata molto più forte o più forte soltanto da un quarto, un quinto della popolazione, mentre invece si ritiene che non sia né forte né più debole, un po' più debole o molto più debole, vedete, è la maggioranza relativa delle persone che intervistiamo. Idem per la propria regione, quali sono le aree di intervento che lo Stato e gli altri attori, qual è l'ambito più importante? La tutela del Made in Italy e del sostegno all'export, il sostegno a settori economici strutturalmente in difficoltà e poi al terzo posto le crisi aziendali con rischi di fallimenti e licenziamenti in massa. Quindi sostanzialmente l'idea è che l'economia debba aiutare le imprese italiane nei processi, come dire, di promozione, no, delle imprese stesse all'estero. Quali sono gli strumenti più adatti? Il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti, sussidi distribuiti equamente all'intero settore categoria a seguire, insieme a finanziamento di bandi selettivi per progetti innovativi, e poi ancora, vedete, però l'intervento diretto tramite partecipazione pubblica o nazionalizzazione tocca il 13%. Crisi aziendali, e vado, mi avvio alle conclusioni, guardate, qui abbiamo preso in considerazione le principali crisi aziendali di cui si è parlato negli ultimi tempi e abbiamo chiesto quale sarebbe stata, a suo modo di vedere, la strategia migliore per affrontare questi episodi di crisi. E vedete che la nazionalizzazione prevale sostanzialmente su Alitalia e sull'ex Ilva, no? Sull'MPS, al secondo posto, avrebbero preferito il fallimento della banca. E poi via via vedete che sostanzialmente nel caso della Whirlpool di Napoli si pensava alla ristrutturazione, così come alle crisi di banche minori, banche locali. Nel caso dell'ex Auchan e della SMA, una bad company, dove ovviamente convogliare tutti gli aspetti negativi, e le banche venete, ristrutturazione o addirittura nazionalizzazione anche in questo caso. Guardate, i finanziamenti a fondo perduto godono di un consenso decisamente molto limitato, tranne nel caso dello ex Auchan e SMA. Aspettative verso la crisi imminente, abbiamo chiesto nei prossimi mesi, a seguito dell'emergenza che stiamo vivendo, il nostro paese si troverà ad affrontare delle crisi aziendali di grande rilevanza, che cosa dovrebbe fare il governo? E vedete, il 46% pensa che il governo dovrà investire risorse per salvare le imprese dal fallimento, e il 39% il governo dovrà investire risorse per fornire sussidi a chi perderà il lavoro. Vedete che, diciamo, sono percentuali non tanto lontane, 46 a 39, se guardiamo nelle Marche 48 a 38, quindi quasi la metà ritiene che ci debba essere un intervento per sostenere le imprese ed evitare che falliscano, 38% invece si aspetta, auspica che il governo intervenga per fornire sussidi a chi perde il lavoro. L'ultimissima parte, mi soffermo solo velocemente su alcuni dati che hanno a che fare con il campione imprese. Abbiamo selezionato un campione rappresentativo dell'imprenditorialità marchigiana,
anche qui abbiamo chiesto sostanzialmente tutta una serie di elementi di clima, di preoccupazione rispetto alla crisi e così via. Volevo sottolineare però due aspetti che mi sembravano importanti. Nell'ambito delle imprese che abbiamo intervistato, 24% sono le imprese che esportano, e a coloro che non esportano, coloro che non hanno un'attività di export, quindi 3 su 4, 76%, abbiamo chiesto se hanno intenzione di farlo nei prossimi 3-5 anni, e vedete l'8% dichiara di avere intenzione di avviare un'attività di export, nella consapevolezza che il mercato locale, la domanda interna, potrebbe risultare frenata nei prossimi tempi, mentre il 68%, anche solo per il tipo di attività che svolgono, dichiara di non esserlo. E quelli che dichiarano di non esserlo, in realtà spesso adducono come motivazione prevalente l'idea che il loro personale non è all'altezza. Quindi anche qui tutto il tema della formazione, ma anche di un cambiamento culturale, approcciando il mercato internazionale con una capacità di lettura anche dei bisogni internazionali. E lo stesso ragionamento vale per l'e-commerce. 17% ha un'attività di e-commerce, e tra coloro che non hanno attività di e-commerce il 16% ha intenzione di attivarla nei prossimi 3-5 anni. Vi segnalo solo che in un altro contesto territoriale, a Padova, abbiamo fatto una ricerca prima del Covid e dopo il Covid, a distanza di 5 mesi, è raddoppiata la quota delle aziende che non esportano e che non hanno attività di e-commerce, è raddoppiata la quota di coloro che pensano che invece dovrebbero in qualche modo cimentarsi su questi due ambiti così, così importanti. Non vi dico più di tanto quello che è il livello, diciamo, di preoccupazione. Volevo andare al lab, no, c'era questo elemento che mi sembrava molto importante. Si parla di semplificazione. La cosa che mi ha colpito molto è che tra le imprese marchigiane la semplificazione non vuol dire liberi tutti. La semplificazione vuol dire che è necessaria una semplificazione, anche se bisognerà mantenere vigilanza per evitare comportamenti scorretti. Cioè l'idea che si debba in qualche modo mettere il mondo delle imprese nelle condizioni di operare rapidamente, il che però non significa che non ci debbano essere norme, controlli e sanzioni. Perché chi non rispetta le regole è considerato un concorrente sleale. L'altro aspetto importante, il livello di collaborazione. Abbiamo visto che tra la popolazione l'idea prevalente è che sostanzialmente sia un po' carente la capacità di fare sistema. Guardate cosa dicono le imprese. Secondo il 21% le imprese del territorio collaborano e fanno sistema nello stesso settore, nella filiera. 19% collaborano e fanno sistema indipendentemente dal settore, cercando sinergie più ampie, ma 60% ritiene che le imprese marchigiane non collaborino, ma operino in un'ottica fortemente competitiva. E nella parte destra vedete l'importanza che le imprese attribuiscono alla collaborazione e al fare sistema, all'agire, diciamo, di concerto nell'ambito del territorio. L'intervento dello Stato nella economia. Anche qui prevale l'idea che sia meglio che i cittadini e le imprese siano più liberi possibili nelle attività economiche. Vedete come la popolazione marchigiana e le imprese marchigiane abbiano percentuali sostanzialmente molto vicine da questo punto di vista, quindi c'è un comune sentire. Che cosa la politica dovrebbe fare? Anche qui vedete il 48% della popolazione marchigiana ritiene che debba guidare l'intera società verso il perseguimento di interesse generale, tra gli imprenditori 2 su 3, quindi una percentuale ancora più elevata, questa visione così positiva. Andrei al lab, vi risparmio tutta la parte del, ecco, le valutazioni degli interventi, scusate, questo invece mi pareva importante, sì, come giudicano gli interventi, quindi decreti Cura Italia, decreto liquidità e il decreto rilancio. Vedete, le imprese marchigiane si dividono sostanzialmente a metà, perché il 45% li considera molto abbastanza adeguati, ma il 55% li considera poco per nulla adeguati. Quando noi chiediamo poi qual è il livello di fiducia nelle istituzioni europee, il giudizio è molto polarizzato, come vedete, tra coloro che hanno fiducia, la parte a destra, quindi molta fiducia, una scala da 1 a 10, 5%, e però se consideriamo tutti quelli che danno almeno il 6% sono meno della metà. E poi vedete nella parte sinistra coloro che viceversa dichiarano di non avere fiducia. Anche qui il discorso ci porterebbe lontano e mi avvio davvero alle conclusioni, quindi non voglio abusare del tempo che mi è stato concesso, però attenzione, perché il racconto dell'Europa è un racconto fortemente distorto, in contraddizione con i provvedimenti inediti che l'Unione Europea ha adottato.
su questo bisognerebbe riflettere, perché nella rappresentazione mediatica ci sono i paesi frugali contro gli altri, mentre se noi guardiamo i provvedimenti, la situazione in cui ci troviamo è una situazione davvero che potrebbe essere molto favorevole per gli Stati membri, tra cui l'Italia. E quindi guardate il favore per il recovery bond, 62% delle imprese marchigiane, per il SURE 57%, e il MES, guarda caso il MES è l'argomento più politicizzato anche nel nostro paese, polarizza le opinioni dei cittadini ma anche delle imprese, imprese marchigiane. I poco favorevoli 44, i favorevoli 39. Molto spesso indipendentemente dal merito e dal livello di conoscenza, diciamo, dei meccanismi che possono essere messi in atto. Chiudo davvero con l'ABBA, abbiamo descritto la proposta, direi che è molto interessante per il 36%, abbastanza per il 47%, quindi c'è un consenso molto ampio per il progetto ABBA, ancorché non del tutto declinato e non del tutto comunicato. Per la propria azienda potrebbe essere interessante molto abbastanza per il 39 più 15%, però solo uno su tre dichiara che la propria azienda potrebbe proporre progetti all'ABBA. Quindi viviamo in una situazione estremamente complessa, come sappiamo. Il territorio marchigiano è caratterizzato da atteggiamenti di, come posso dire, grande consapevolezza dei propri punti di forza, ma anche l'area di attenzione prevalente è quella legata alla capacità di fare sistema. Un supporto come quello dell'Hub è visto con grande, è salutato con grande favore sia dalla popolazione che dalle imprese. Però è del tutto evidente che questi lavori di accompagnamento necessitano di un livello di comunicazione e di coinvolgimento dei mondi associativi, dei corpi intermedi e delle singole imprese. Mi fermerei qui, vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola. Grazie Nando Pannoncelli. Devo dire, ha toccato tantissimi temi molto interessanti. Io mi auguro che verranno ripresi anche dai nostri relatori oggi pomeriggio, perché devo dire mi ha molto colpito. La cosa che ha colpito ovviamente, mi ha colpito personalmente, è il fatto della percezione, cioè che noi abbiamo una percezione spesso distorta e molto, diciamo, distorta anche a causa della comunicazione dei media, mi metto anche io in mezzo in questo, della televisione, ma anche della politica, perché la fiducia, vedevo, nelle istituzioni c'è stata molto nel periodo in cui c'era questa specie di pax tra la politica, no? Quindi nel momento peggiore del virus, in cui navigavamo tutti verso la stessa direzione, poi chiaramente siamo tornati, finita l'emergenza vera, quella forte, siamo tornati in campagna elettorale, perché diciamo la verità, siamo in campagna elettorale, e quindi sono tornate, diciamo, le percezioni in un modo forte, anche per quanto riguarda l'Europa, e adesso non le parleremo con i nostri ovviamente ospiti. Io volevo sentire intanto Ferruccio De Borto, il direttore. Ferruccio, sei connesso, sei collegato. Buonasera, spero mi riusciate a sentire. Non lo sento neanche se... Mi sentite? Qualcosa? No, non lo vedo, non lo sentiamo. Beh, proviamo più tardi, se no con Ferruccio andiamo avanti con vediamo la nostra un po'. Mi sentite discussione, adesso? Mi avvisate, la regia in questi casi si direbbe, se gentilmente mi avvisa quando Ferruccio De Bortoli torna connesso. Allora, io la volevo cominciare subito dal professor Prodi, professore, la chiamo professore, presidente, insomma tutte le cariche come vuole, però mi interessa molto sentire il suo punto di vista. I temi qui da toccare sono tanti, no? Il tema principale, diciamo, di questi giorni, ma di questo periodo direi, non solo di questi giorni, è il ruolo dello Stato che torna fortemente protagonista nella nostra economia. Già si era cominciato un po' prima, adesso, dopo questa emergenza, è diventata qualcosa di... forte, ma non solo in Italia, diciamolo, cioè non è una tendenza solo italiana, e quindi volevo che lei ci raccontasse un po' cosa ne pensa e qual è la strada. Siamo ancora in un processo in corso, quindi è difficile dare giudizi definitivi, ma prima di tutto un commento a quanto ci ha fatto vedere Pannoncelli. È interessantissimo, perché, come mi aspettavo, la reazione, la percezione è perfettamente coerente alla quantità di messaggio che danno i mass media, roba. Cioè alla fine MES, recovery, tutti gli altri sure. Provvedimenti SURE, tutti gli altri provvedimenti europei appartengono alla stessa famiglia,
hanno piccole sfumature nella loro diversità. La percezione è totalmente diversa per la battaglia politica in corso. Questo è evidentemente preoccupante, perché significa non tanto uno studio della realtà delle cose, una riflessione sulla realtà delle cose, ma una servitù al messaggio, ecco, che in una società moderna è giustificatissima, ma allora veramente il problema è, hanno quasi ragione quelli che non fanno ma lanciano messaggi. Mi preoccupa moltissimo questo tipo di analisi che abbiamo visto, sì, che alla fine ci aspettavamo tutti. Mi preoccupa però moltissimo, perché significa che la percezione è totalmente distaccata dall'analisi dei fatti ed è assolutamente legata alla percezione del messaggio. Speriamo il bene, ecco, perché una società di questo tipo è una società fragile. Naturalmente ho l'impressione che questo sia comune a tutto il mondo, però vederla con dati scientifici, analitici sull'Italia mi preoccupa parecchio. Allora, fatta questa osservazione, mi è stato richiesto di fare un discorso cosa succede in questo momento nell'economia generale, mondiale, e qual è la risposta che stiamo dando. Situazione abbastanza particolare, perché pochi giorni fa la Cina ha superato la propria produzione industriale dello stesso mese dell'anno scorso. Cioè, alla fine, pur mancando il commercio estero, pur essendo fragile il commercio estero, non solo, ma ha rovesciato la tendenza dei mesi scorsi, in cui c'era appunto una diminuzione sia dell'export che dell'import, una diminuzione più forte nell'export che nell'import, e nell'ultimo mese, pur mantenendo una differenza in favore, cioè in sfavore dell'export, l'export è fortemente aumentato, anche se l'import è ancora più aumentato. Cosa significa? Significa che abbiamo un 20% dell'economia mondiale che ha cominciato a riprendere il segno più. E questo fa impressione, perché significherà, con qualche ritardo, ma una ripresa di traffici di commercio fra est e ovest che si era pressoché interrotta. Peggiore della cinese, ma intermedia, la previsione sugli Stati Uniti. Variano le diverse analisi, ma siamo sul 5-6-7% in meno a livello d'anno. Più forte è il pessimismo che riguarda l'Europa. Probabilmente questo perché non ci sono ragioni oggettive se non il ritardo dei provvedimenti di politica economica presi, perché abbiamo una tensione politica fortissima fra Stati Uniti e Cina. Guardate che se ne parla poco, perché con il Covid si parla di tutt'altro, ma è interessantissimo, perché proprio c'erano analisi recenti anche sul Financial Times, credo, sul Wall Street, che è il primo caso nelle grandi differenziazioni politiche in cui il primo caso è la tensione fra Cina e Stati Uniti, il primo caso in cui tutta la società americana è compattamente unita contro la Cina. Cioè, mentre anche in passato, lo so, la Corea, eccetera, c'era una divisione e così via, oggi la politica repubblicana e la politica democratica è la gara a dire chi è più contrario nei confronti della Cina. Ed è un fenomeno interessantissimo, perché è preelettorale, significa che è ritenuto questo premiare nei confronti dell'opinione pubblica. Allora, gli Stati Uniti sono stati però molto veloci a intervenire, anche se gli interventi sono stati molto simili nelle tre grandi
aree mondiali, cioè siamo tutti keynesiani, sono keynesiani cinesi, tutti. E keynesiano Trump, il re dei keynesiani, ha buttato prima 2.200 miliardi di dollari sul tavolo. E l'Europa anche. Adesso con anche il ritardo è diventata l'Europa keynesiana. Ed è forse il ritardo che dà ancora delle previsioni molto più negative in Europa sulla crescita, sulla decrescita di quest'anno e la lentezza della crescita futura che non gli Stati Uniti e la Cina. In Europa noi italiani siamo reputati tra i peggiori. Io non è che sia molto perché d'accordo. Siamo reputati tra i peggiori? Per la lentezza decisionale, questo è un po' però vero. Sì, perché bisogna reagire in fretta e noi reagiamo ad agio, ecco. Quindi sotto questo aspetto è assolutamente giustificato, però devo dire che le analisi che mettono l'Italia in coda sono più politiche, riguardano più la politica che non l'analisi dei settori economici, perché tutto sommato noi agiamo in settori economici che sono variamente distribuiti e non c'è una ragione di concentrazione. Voglio dire, siamo reputati cadere come la Spagna, che nel turismo, che è il settore più colpito, ha 2-3 punti di prodotto nazionale lordo più di noi, quindi per la Spagna è più importante. Però viene ritenuta reagire più in fretta che non l'Italia. Però adesso qui non sto dicendo mica niente di nuovo. Il problema ce lo portiamo avanti da un sacco di anni, lentezza, il problema giudiziario, il problema burocratico, tutto questo, è inutile che ci ripetiamo, che ci ripetiamo le cose che diciamo tutti i giorni, però sono vere. Sono vere, quindi fa bene anche ripeterle, insomma. Finché non si risolvono, professore, bene anche ripeterle. Perché sì, hanno dati di questo tipo. C'è in Italia però un fenomeno poco misurato, qui Pagnoncelli bisognerebbe misurarlo bene, che è una paura profonda, secondo me più profonda negli altri paesi, che si misura come in una caduta la propensione al consumo molto forte, e vabbè che voi potete dire per forza, mancano i redditi, no, c'è, per carità c'è anche questo, i poveri sono aumentati, un sacco di famiglie non hanno problemi gravissimi. C'è qualcosa di più. Sì. Cioè aumentano fortissimamente i depositi in banca, ma tanto. Cioè, siamo arrivati a 80 miliardi, no? 78, una cifra miliardi. Incredibile. Ma ragazzi, 70 miliardi sono una roba da matti, in più rispetto allo scorso anno, e la propensione al consumo non c'è. Per cui io veramente penso che io non voglio dare dell'ottimismo gratuito, perché però, accidenti, riflettere un po' sul fatto che tutto sommato non è mica detto che arrivi la seconda data, non è mica detto che ferisca tutto, insomma, dare un pochino di speranza, comportandoci bene, naturalmente, distinguiamo completamente i comportamenti che devono essere severi, ma il senso del futuro. Secondo me abbiamo una tale valanga di pessimismo che ci fa comportare, prevedere che i nostri risultati saranno peggio degli altri paesi, e naturalmente questo non è indifferente su come reagisce il mondo finanziario mondiale, su come reagiscono, perché ci rende molto più complicato il post-virus, io lo chiamo. La ripresa. La ripresa noi la dobbiamo costruire oggi. E allora questo che io chiamo minor pessimismo non è mica indifferente, ci aiuta e ci serve per preparare la ripresa, che però dobbiamo preparare. E allora qui c'è il problema della preparazione. Ecco, io proprio questo mio intervento lo riassumo in una parola sola: preparazione. A che cosa? Allora, a quella che dovrà essere, che potrà essere, dati gli interventi così grandi, prima o poi la ripresa. La preparazione cosa vuol dire? Una preparazione a livello
mondiale, cioè che si riferisce all'economia mondiale, è una preparazione specifica nei confronti dell'Europa. La preparazione a livello mondiale è derivata dal fatto che la globalizzazione sarà un po' diversa, un po' per già l'accenno che vi ho fatto fra Cina e Stati Uniti, è un po' perché l'effetto mascherina, cioè si è capito che nelle grandi aree economiche dove si è sicuri che non ci saranno tensioni, cioè all'interno degli Stati Uniti, all'interno dell'Europa e all'interno della Cina, nelle grandi aree economiche l'effetto mascherina, cioè rimanere... Sarà meno globale il mercato, un po' meno globale. Un po' meno globale. Attenzione, c'è chi dice finisce la globalizzazione, tutte balle. Tutte balle perché ormai gli interessi sono troppo legati congiunti. Tra di loro. Il 40% delle esportazioni cinesi sono delle multinazionali non cinesi. Ma che cosa parliamo? Di rottura completa dei mercati? Oh, se accade, vabbè, vuol dire che c'è il disastro mondiale. Ma nella razionalità non c'è. Però ci sarà un bel reshoring, ritorno in patria di alcuni settori fondamentali. Cioè non ci potremo mai permettere di essere fuori da settori che domineranno la nostra vita nel futuro, condizioneranno la nostra vita nel futuro. E qui ci sono due problemi. Primo il disastro europeo, perché siamo fuori dal settore dominante che è la connettività. Cioè Google, Apple, Alibaba, eBay, Amazon, sono tutti americani e cinesi e stanno accumulando un tal potere e una tal ricchezza che noi non immaginavamo e non provvedevamo. Do un solo esempio, no? Amazon. Amazon ha fatto il primo trimestre della recente storia, un trimestre in passivo. Lo ha fatto in passivo perché ha trasformato tutta la sua struttura per aumentare la sua quota di mercato futuro e lo ha fatto con successo, ha aumentato la quota. Il mercato lo ha capito e le azioni Amazon in tre mesi sono cresciute di 401 miliardi di dollari. Voglio dire, più di qualsiasi finanziaria, operazione che noi possiamo immaginare. Allora che cosa si prefigura? Si prefigura un mercato futuro di dominatori e sono tutti cinesi e americani. Quindi l'Europa perché, deve attrezzarsi. Dobbiamo darci la mossa, questo era il primo discorso, ma perché l'Europa è necessaria? Perché se non stiamo insieme non abbiamo nessuna difesa, non abbiamo nessuna possibilità. No, ma qui siamo, prima ho detto degli americani, ma sapete che Alibaba, che è l'Amazon cinese, nel venerdì, come si chiama? Venerdì nero? Black Friday, quella roba lì che è stata inventata da dei geni del marketing. Stavo per dire del male, no, del marketing. Dunque, ha venduto in quel venerdì lì 38 miliardi di dollari di beni in un giorno. Ma il primo miliardo lo ha venduto in 14 secondi. Allora, voglio dire, capiamo o non capiamo che se non facciamo fronte a questa situazione siamo assolutamente perduti? Questo è il primo problema per cui ho detto è il problema della risposta, dell'accelerazione, ho parlato prima. Il secondo è che almeno per metterci al sicuro in alcuni settori, ci sarà, come ho detto, un po' di rimpatrio, un po', uso la parola prudente, perché è ancora difficile misurarlo. Però i governi stanno dando istruzioni, la Germania, che ha aperto tutti gli investimenti cinesi negli ultimi tempi, quando i cinesi hanno acquistato la fabbrica di robot Kuka, è stato un po' più prudente, eccetera, eccetera. Oh, il reshoring va preparato. Allora, via che il nostro paese si attrezzi su questo. Prepari, non so, delle zone speciali, delle zone industriali, in cui immediatamente viene dato il permesso di costruzione, semplificazioni, eccetera. Ma così come stiamo, non
non partecipiamo al resharing, perché il resharing, il tornare a casa, bisogna tornare a casa in fretta. Perché, ma lo sta facendo questo governo? Lo stanno facendo? Non lo so, mica sono il governo, però io voglio dire... Lei però no, io non ne sento notizia di questo, ecco, questo è quello che onestamente dico. Ma, insomma, questo è importantissimo, perché poi, e qui veniamo all'altra osservazione sull'Italia, la politica industriale, noi abbiamo, stavo per dire una fortuna, invece è una disgrazia, ma è una fortuna, che abbiamo salari molto più bassi rispetto agli altri paesi, ad elevato, agli altri paesi europei avanzati, non evidentemente Romania, Bulgaria, eccetera. Quindi il resharing semplificato andrà in questi paesi, quello più sofisticato andrà in Germania, in Francia, in Italia e in Spagna. Noi abbiamo un costo del lavoro che se ne dica, ma guardate, si raccontano tante di quelle storie in Italia, abbiamo un costo di lavoro che almeno il 35% inferiore a quello tedesco, ma messo tutto assieme, in alcuni settori è la metà. Gli ingegneri noi non li paghiamo rispetto agli altri. Allora voglio dire, ma di fronte a questo, ma almeno prepariamo le cose per cui ci mettiamo in concorrenza per un resharing, per una risposta immediata. Ecco, questa è la prima riflessione che mi viene rispetto alla politica da seguire. Poi è chiaro, c'è un problema di rilancio di tutta la struttura degli investimenti, che deve passare, oltre alle riforme dette prime, ad alcune processi di ristrutturazione, no? E qui certo che deve intervenire lo Stato. Non c'è altra in questa fase intelligente, però. Ma in un modo non però, da padrone, deve intervenire, vorrei dire, fare quello che hanno fatto i medici e gli infermieri a Bergamo, insomma. Perché se no le imprese vanno... È interessante perché... da un lato bisogna fare questo, ma bisogna farlo preparando il futuro. E allora qui ci sono dei problemi, che noi abbiamo un sistema in cui le imprese medie, che sono la nostra forza, le imprese medie vanno bene in genere, cioè resistono alla concorrenza, insomma, no? Poi abbiamo un'enormità di piccole imprese che hanno una produttività estremamente più bassa. E quelle sono cadute come i birilli durante la prima crisi, ma ne abbiamo a decine di migliaia ancora a rischio. Lì bisogna premiare quelle che si fondono, quelle che fanno rete, che fanno i cluster, che abbiamo dei bellissimi esempi in materia, in cui acquistate la produttività, la raddoppiate in pochissimo tempo, mettendo in rete questo. Ma anche qui occorre una politica industriale che prepari questo. Poi c'è un problema più urgente, più proprio da settimane, che arriveranno i fondi europei. Adesso stanno discutendo, credo che sia oggi. Poi ne parleremo domani, insomma, sono giornate cruciali. Magari ne arriverà un po' meno, ma arriva una quantità di risorse che 2 mesi fa era assolutamente inaspettata ed è veramente grandissima. Professore, perché... mi scusi, i numeri sono grandi e qui siamo tutti d'accordo, poi ne torneremo più tardi, volevo dare adesso la parola a De Bortoli, però per ora sono numeri e non sono ancora arrivati e soprattutto si doveva decidere presto e pare che nel 2020 si vedrà poco niente, soprattutto... No, cerchiamo di ragionare. Nel 2020 è ovvio che non si vedrà niente, perché... deve essere organizzata, ma cominciamo da gennaio 2021, che è domani, e ricordiamoci, l'esame su dove vanno questi denari sono in autunno, quindi noi dobbiamo preparare dei piani analitici adesso. E allora che cosa c'è bisogno? Di una task force che dica dove vanno? Li impieghiamo qua, perché sono risorse che certamente supereranno i 100 miliardi di euro. Dico, con questo noi possiamo fare tante cose. Un sistema industriale, no? Ed è importantissimo, poi finisco, che siano, che sono europei e che noi ne abbiamo una parte grossa, perché gli interventi pubblici
tipo quello americano che ho citato prima, dei paesi europei sono naturalmente commisurati alla forza dei paesi stessi. Quindi la Germania interviene con una potenza di fuoco davvero. Di fuoco che davvero. Le richieste di eccezioni agli esami europei, la Germania ha presentato richieste pari alla metà di tutte le richieste europee. Quindi la Germania è metà, qua non un po' meno della metà, diciamo 46-47% di tutti gli altri 26 paesi. Allora, di fronte a questo... Io su questo ci farei una riflessione. Perché è importante una riflessione che importante. L'Europa rovesci e gli aiuti a noi più che agli altri, perché ci riequilibria un pochino. Ma noi dobbiamo dire immediatamente cosa ne facciamo. Come certo, dovremmo dire giusto. Immediatamente cosa facciamo dei soldi del MES per la salute. Ecco, e anche su questo torneremo, anche sul MES torneremo. Io adesso faremo dopo un secondo giro, adesso volevo sentire, dovrebbe esserci Ferruccio De Bortoli collegato. Eccomi. Eccoci Ferruccio, ciao, intanto ti buonasera sento. Buonasera a tutti. Ti sento, buonasera. Allora, io ti chiedevo, non so se hai seguito la relazione di Pagnancelli, anche l'intervento estremamente interessante del professor Prodi, da te invece volevo un quadro, un po' un bilancio sugli ultimi 25 anni di privatizzazioni e liberalizzazioni in Italia, che poi è diventato un tema, il tema in questa fase, quindi un po' di luci e ombre, tu ne hai scritto molto sul Corriere anche di questo. Lì abbiamo alcuni protagonisti, quindi tra cui Romano Prodi, che potrebbe naturalmente dire delle cose estremamente interessanti, soprattutto riguardo a quello che lui definì il suo Vietnam, cioè i 7 anni passati all'IRI. Ma in estrema sintesi, noi abbiamo fatto, e forse un po' di memoria storica potrebbe aiutare in questa circostanza, delle privatizzazioni affrettate dal debito pubblico italiano e dal debito che era stato accumulato dalle principali holding di intervento dello Stato. E abbiamo anche perso la memoria che in molti esercizi di bilancio del secolo scorso si ricorreva a uno strumento, quello dei fondi di dotazione, che in qualche modo garantivano l'afflusso di capitali alle aziende pubbliche anche quando queste perdevano molto. Naturalmente sarebbe interessante ricordarsi che cosa ha rappresentato in positivo e anche in negativo l'intervento dello Stato nell'economia, no? Perché la ricostruzione è stata garantita da una presenza dello Stato in una fase nella quale i partiti non avevano ancora conquistato un potere di nomina come quello che sarebbe stato molto più forte e pervasivo in anni più recenti. Però dobbiamo dire che le autostrade, COVA, le telecomunicazioni, Reis Romoli, la grande siderurgia, Sinigaglia, insomma, ovviamente non posso non citare Mattei nelle Marche, e tutto ciò che ha rappresentato una fase nella quale erano forse gli stessi protagonisti dell'intervento dello Stato nell'economia che dettavano le condizioni ai partiti, e forse anche questo è un'anomalia della nostra democrazia, ma certamente un'anomalia meno grave di quella di anni più recenti in cui i partiti hanno poi conquistato lottizzando i vari gruppi. Ora, quando si è parlato in maniera sciagurata negli ultimi giorni di revoca della concessione ad Autostrade, a me è venuto in mente come fu liquidato il gruppo EFIM, di cui oggi abbiamo pochissima memoria. Ma in quel caso il fatto che lo Stato non garantisse l'indebitamento del gruppo EFIM, che era uno dei tre grandi holding di partecipazione dello Stato,
produsse un effetto a catena sulla credibilità del paese che portò ad un downgrading e naturalmente ad una crescita del servizio del debito pubblico. Questo elemento di effetto a catena è stato assolutamente trascurato nel momento in cui si è parlato di revoca della concessione ad Autostrade. Poi le privatizzazioni sono state fatte. Io ricordo un'intervista che Giuliano Amato diede, non la faccio lunga, non vi spaventate, diede alla Repubblica, non ahimè al Corriere della Sera, nella quale disse: ma in un certo momento noi con le privatizzazioni vogliamo creare 10-15 gruppi agnelli. Poi abbiamo avuto invece, e qui passo ai difetti del mondo privato, che una parte dell'imprenditoria italiana ha preferito rifugiarsi in monopoli pubblici che venivano privatizzati pur di non affrontare le intemperie di una concorrenza internazionale molto più dura. E qui c'è tutto il rapporto, se volete, anche un po' incestuoso tra la politica e il mondo dell'impresa. E la vicenda Atlantia Autostrada è una vicenda da questo punto di vista significativo, cioè una politica che ha perseguito in questi mesi l'idea che si potesse fare giustizia per via economica, cioè la magistratura che si incaricherà di dire quali sono state le responsabilità personali nella tragedia del Ponte Morandi. E le colpe sono personali, non sono aziendali. Invece si è pensato in qualche modo di perseguire una forma, diciamo, di giustizia popolare, o se volete anche di vendetta, attraverso il tema della concessione, che ovviamente era stata fatta male, probabilmente, ma c'era anche qualcuno che dall'altra parte scriveva questa concessione. Adesso ovviamente ci sarà l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, ma qui mi fermo perché è presente il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, che francamente non invidio in questa circostanza, perché la CDP viene strattonata da una parte e dall'altra. Io mi auguro, sono sicuro, che seguirà la sua missione di soggetto che ha privato, perché è privato, perché sta di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, che in qualche modo è una holding finanziaria che gestisce peraltro capitali privati con un socio come le fondazioni e soprattutto i soldi dei risparmiatori postali italiani, che speriamo vengano ben investiti, non sempre accaduto negli ultimi tempi. Allora, come dimostrava, e finisco, l'interessante ricerca di Pagnoncelli, tra l'altro dobbiamo ringraziare il campione di cittadini marchigiani, perché hanno dato delle risposte interessanti sul fatto che sia necessario fare sistema, che si debba perseguire maggiore efficienza e produttività e che le semplificazioni non sono un modo per non rispettare le regole. Quindi da questo punto di vista li ringraziamo. Però negli ultimi tempi, complice gli effetti della globalizzazione, che non è finita ma va in qualche modo ripensata, e certamente attraverso il reshoring di cui parlava prima Romano Prodi, c'è naturalmente il fatto che spesso si è dato la colpa delle nostre debolezze agli altri, quindi alla globalizzazione, all'Europa e a tutto il resto. E poi l'emergenza sanitaria ha rilanciato l'esigenza di un ruolo più importante, più attivo dello Stato, no? E mettendo anche in dubbio la stessa collaborazione pubblico-privato. Se pensate, in Lombardia c'è la stessa percentuale di rapporto tra pubblico e privato che c'è nel Lazio. Il fatto che la Lombardia viene vista come un esempio negativo, e per certi versi è stato un esempio negativo nella gestione, ma tutto ciò che è accaduto ha rilanciato fortemente l'idea che ci debba essere uno Stato che protegge, non uno Stato che regola. L'aspetto più preoccupante dal punto di vista dell'economia, che molti pensano che ci debba essere uno Stato imprenditore di ultima istanza, che non guarda i conti,
questa è una fase nella quale si elencano necessità che sono del tutto reali, ma non ci si rende conto che in qualche modo non esistono pasti gratis, che non si può vivere di sussidi, che forse qualcuno dovrà fallire perché non si potranno difendere tutti i posti di lavoro bloccando i licenziamenti oltre un certo limite, insomma. E questo è se volete, l'aspetto che caratterizza questa fase, l'idea che lo Stato possa fare tutto e lo possa fare anche meglio dei privati. E finisco, l'indagine di Pagnoncelli segnala per esempio che il fatto che all'Italia sia costata ormai 10 miliardi agli italiani e che tutte le volte che voliamo, purtroppo poco negli ultimi tempi, paghiamo una sorta di sovrattassa anche per pagare lo scivolo dei dipendenti di Alitalia, beh, questa è una cosa che non preoccupa nessuno. Anzi, ho visto che nelle indagini sono più propensi a far fallire il Monte dei Paschi che l'Alitalia. Infatti. Chissà per quali ragioni, ma insomma, pur tenendo conto che poi se fallisce una banca c'è un aspetto di sistema piuttosto preoccupante. Allora, questo devo dire, allora si dice, beh, insomma, in altri paesi lo Stato è intervenuto, si è tenuto più posizioni, questo è vero, insomma. Lo Stato, per esempio, la Germania ha dato più risorse alle proprie imprese, è entrata in Lufthansa, ha dato anche più risorse perché ovviamente aveva dei margini fiscali molto, molto importanti, soprattutto un debito che oggi non ci stiamo occupando e dovremmo prepararci non solo a quello che diceva Romano Prodi, ma anche al fatto che poi dovremmo dimostrare che il rapporto tra debito e PIL dovremmo prima o poi farlo scendere, e allora qualche sacrificio sarà necessario. Grazie, grazie direttore De Bortoli. Sicuramente una delle cose che ha colpito anche me di questa indagine di Pagnoncelli è il fatto che va salvata l'Alitalia, va nazionalizzata l'Alitalia, quindi ci vanno, lo Stato ci deve mettere i soldi, l'ex Ilva e non il Monte dei Paschi in realtà. Ora non è che lo dico da senese, però in realtà anche da senese, però una banca ha tutto un sistema imprenditoriale molto importante collegato, per cui a cascata, voglio dire, crea problemi molto importanti nella nostra economia. Comunque adesso andiamo da Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, appunto è uno dei protagonisti, ha detto De Bortoli, non vorrei essere in lui in questo periodo, noi invece siamo molto felici che lui sia qui con noi, perché le domande che ci vengono sono tante. Io oggi, leggendo un po' i titoli dei giornali, vedevo, la parte, il Corriere della Sera, Autostrade, la svolta, i dubbi, Repubblica, Autostrade, controllo a Cassa Depositi e Prestiti, Benetton, due punti, un esproprio, La Stampa, nessuno espropria Benetton, poi il Fatto Quotidiano che ha detto Autostrade libere, i Benetton in fuga, insomma non ci si capisce niente. Quindi il fatto che invece è abbastanza chiaro è che dovrebbero essere in uscita i Benetton e dentro Cassa Depositi e Prestiti, quindi io volevo chiedere qualche delucidazione, qualche cosa in più da Giovanni Gorno Tempini. Buonasera, grazie dell'invito. Prima di arrivare a rispondere, e rispondo, voglio ritornare al quadro che ha dipinto il professor Prodi per quello che riguarda l'economia, perché è ovvio che sui dati macro ci troviamo di fronte a dei numeri che hanno visto dei segni negativi molto importanti, con un rimbalzo poi altrettanto rilevante, di più in certi settori che in altri, di più in certe geografie piuttosto che in altre. Io guardo con grande attenzione ai dati che a livello più micro riporteranno le aziende nel secondo e nel terzo trimestre, perché quello per me sarà il barometro più importante da valutare per capire
quali sono le aziende che ce la fanno, quali sono i settori dove invece ci sarà più difficoltà, per capire anche con un po' più di dettaglio che cosa sta succedendo all'export e avere delle indicazioni su alcune delle domande che Pagnoncelli sollevava nella sua analisi, per esempio che cosa succederà dell'export, avremo una ritirata della globalizzazione oppure no. Io credo che oggi come oggi la parola chiave sia grande incertezza e personalmente raramente mi è capitato di vedere una divaricazione così forte fra andamento dei mercati finanziari da un lato e la percezione dell'economia reale dall'altra. Cioè i mercati finanziari hanno reagito in un modo straordinariamente positivo, parlo in particolare dei mercati azionari e capitali di rischio in giro per il mondo, quando poi i dati ci dicono che per quanto ci sia stato un rimbalzo, l'economia è ancora ben lungi da essere quella che era prima della crisi. E qui sto cominciando ad avvicinarmi alla domanda. La spiegazione più logica che mi do è che lo Stato è intervenuto ovunque in modo straordinariamente pesante. È intervenuto da un punto di vista della gestione delle masse monetarie ed è intervenuto dal punto di vista delle politiche fiscali che anche qua in giro per il mondo, chi di più, chi di meno, chi con delle modalità più o meno efficaci, ha iniettato nelle economie una quantità di denaro molto rilevante, cosa questa che ha per adesso attutito l'effetto della crisi. E qui arriviamo al ruolo dello Stato. Allora, il ruolo dello Stato, su cui poi ritorno brevissimamente in modo un po' più tecnico, c'è sempre stato, cioè non è che ok, c'è un pendolo che va e viene, ma la base è molto forte ed è molto forte non solo in Italia, ovunque, e lo è anche in paesi come gli Stati Uniti che ovviamente sono il tempio del capitalismo privato, ma dove lo Stato interviene come? Basta vedere quello che sta succedendo a livello di politiche tariffarie, di politiche commerciali. È ovvio che nei momenti di crisi ci sono dei picchi. Idealmente questi picchi vengono smussati nella misura in cui l'economia ritrova una sua velocità di crociera e auspicabilmente il ruolo dello Stato, al di là della situazione delle crisi, dovrebbe essere anche di aiuto e di stimolo a immaginare una traiettoria di crisi, di uscita dalla crisi che tocchi anche gli aspetti più sani, più strategici che possono servire a essere migliori dopo, no? E qui ovviamente si parla in questo momento di ambiente, di sostenibilità a 360 gradi, quindi anche e soprattutto sociale, si parla di innovazione, si parla quindi di digitale, di intelligenza artificiale, cioè lo Stato nel momento in cui interviene dovrebbe essere, avere quella funzione che indirizza, perché qua entriamo poi in aspetti un po' più tecnici, ma cerco di essere il più chiaro possibile. Quando si parla di ruolo dello Stato si rischia di soprattutto quando si riferisce al ruolo dello Stato nel mondo delle imprese, che è un po' l'argomento a cui faceva riferimento Ferruccio De Bortoli prima, si rischia di confondere piani diversi, perché un conto è fare l'azionista, un conto è gestire, un conto è essere un proprietario di maggioranza, un conto è essere un proprietario di minoranza. E visto che comunque, e questo emerge ancora molto bene dalle analisi, fra le incertezze e il desiderio di protezione, c'è che dobbiamo essere consapevoli di vivere in un'economia basata sul libero mercato, perché ancora nessuno ci impone di comprare una cosa piuttosto che un'altra,
È ovvio che il ruolo dello Stato cambia e deve avere delle competenze diverse a seconda che ci si qualifichi come azionista, e qua, essendo a casa di una importante famiglia imprenditrice, credo che si sappia molto bene qual è la differenza fra essere un manager e fare l'azionista. E francamente il tema della proprietà è, a mio modo di vedere, un pezzo di una strategia che deve avere come ultimo obiettivo quello di portare avanti delle aziende efficaci che creano lavoro. Fammelo dire in modo un po' provocatorio: io posso essere azionista al 100% di un'azienda che va male e che perde quote di mercato, e in ultima istanza non mi permette di dare quel beneficio che io penso di poter dare con un intervento pubblico. Io posso essere azionista di minoranza insieme a altri soci privati e avere invece un ruolo propulsivo molto più rilevante. Qui vale la regola che ci sono aziende private molto ben gestite e altre meno, aziende pubbliche che sono molto ben gestite e altre meno. Quindi alla fine poi è un tema di competenze, è un tema di capacità di portare avanti un progetto e un'idea. Arrivo, dopo tutto questo lungo giro, alla domanda che mi hai posto. Allora, la storia della Cassa Depositi e Prestiti è fatta fin dalle sue origini di infrastrutture. Cioè la Cassa Depositi e Prestiti nasce con delle modalità che, a rileggere la storia, sono di un'attualità straordinaria. Nasce con l'intento di mobilitare il risparmio privato affinché possa, con dei criteri di sostenibilità e anche di redditività, possa avere un impatto sull'economia del paese. E permettetemi di dire, se vuoi, è un concetto di circolarità ante litteram, quello che accompagnava il risparmio postale a fare le strade, i ponti, le ferrovie, attraverso un utilizzo dello strumento Cassa Depositi e Prestiti nelle economie locali. Quindi da questo punto di vista le grandi infrastrutture erano già nell'ambito di attività della Cassa. Penso alle grandi infrastrutture e alle reti energetiche, penso a quelle del gas, a quella dell'elettricità. Da qualche anno, seppur con un percorso che non è ancora completato, quella delle telecomunicazioni e delle reti di nuova generazione. Quindi da questo punto di vista le autostrade rientrano a pieno titolo nel DNA di Cassa Depositi e Prestiti, e vale sicuramente quello che ha detto De Bortoli, e qua il riferimento a cui facevo prima: per ogni euro che la Cassa mette a disposizione dell'economia italiana, ricordiamoci che la componente pubblica è un decimo, più o meno, no? Che equivale al capitale di rischio, cioè al capitale della Cassa Depositi e Prestiti, verso le passività che sono il risparmio postale. C'è anche un po' di altro, ma il grosso è il risparmio postale. Quindi noi da sempre abbiamo questa natura e questa sensibilità, e fammi concludere per non andare troppo per le lunghe. In particolare in momenti di crisi, questa attitudine di investimenti sulle infrastrutture è ciò che ha rappresentato una ricetta di straordinaria efficacia e di cui in questo paese c'è molto bisogno in questo momento, e cioè coniugare un obiettivo di breve periodo, che è chiaramente anticiclico. Se io faccio un'infrastruttura, metto al lavoro delle persone. Certo.
E dall'altro lato, occupandomi di investimenti, perché la cassa non è ovviamente, è un pezzetto dello Stato, lo Stato fa tante altre cose, occupandosi di investimenti, dare quel contributo di aumento di produttività e aumento in ultima istanza, io guardo produttività con la P maiuscola, di benessere, che aiuta le imprese, che aiuta una comunità a idealmente uscire meglio dalla crisi in cui siamo. Non so se ho risposto. Risposto, una battuta, un sì o no. Cassa depositi e prestiti, la nuova IRI. Perché adesso abbiamo cominciato con autostrade, poi non so, ex Ilva, c'è anche Alita, cioè ci sono tanti dossier. No, allora. Sì o no? Non è questione di sì di no, cioè io trovo che siano delle formule che poi devono sempre essere adattate ai tempi in cui viviamo. Lo ripetiamo, chiunque abbia avuto e abbia l'onore di responsabilità in Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo delle grandi potenzialità, la Cassa sta facendo tantissimo per le imprese, per gli enti locali, sul tema dell'innovazione, come Francesca Bria adesso sicuramente dirà infatti dopo, ma abbiamo dei vincoli. I vincoli derivano da un obbligo, fiduciario, in primis di investire i denari di più di 25 milioni di italiani nel modo più attento possibile, ribadisco, è solo la cassa che esaurisce il ruolo dello Stato, e le crisi è una di quelle linee di demarcazione. Lo Stato può intervenire in situazioni di crisi e de facto lo fa. Lo fa in Italia e lo fa in altri paesi, ma guarda caso non sono le casse, né la cassa italiana, né quella francese, né quella tedesca, che oltre determinate soglie di attività non possono intervenire. Grazie, tante sono le domande, infatti sarebbe interessante sapere cosa fa l'Europa, le casse europee, l'hai appena accennato, ora purtroppo i tempi stringono. Io volevo appunto, Presidente, mi hai chiamato Francesca Bria perché ricordiamolo, non so se è collegata con noi, se ci vede, ci sente, è Presidente del nuovo Fondo Innovazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, anche componente del gruppo di esperti scelto dal Ministero dell'Innovazione, quindi sicuramente una voce importante che in questo momento però mi stanno dicendo non sentiamo, quindi la sentiremo tra poco. Ecco, io a questo punto allora volevo sentire il Presidente Enrico Letta, perché insomma di cose interessanti ne sono state dette tantissime. Io, secondo me i tempi qui ci starei tutta la sera, perché abbiamo, almeno io sono talmente curiosa e avrei dato anche un po' più fastidio, diciamo, al nostro presidente Gorno Tempini, perché i temi sono veramente tanti. Però io volevo tornare invece sull'Europa con il presidente Letta, no? L'Europa, perché da una crisi così violenta c'è un'opportunità, ma ci sono anche dei rischi per l'Europa. Un'Europa che viene da diverse crisi, ha avuto una crisi, quella finanziaria del 2008-2012, quindi la crisi dei rifugiati, poi c'è stata il terrorismo islamico, la Brexit, ricordiamoci, ne parlavamo qua l'anno scorso. E quindi adesso che succede di questa Europa? Cioè questa è una prova molto importante, un'Europa che si è messa in discussione, sta mettendo sul piatto tante cose, tante decisioni che ci saranno in questi giorni. E la domanda che volevo fare al Presidente Letta è: questa Europa si era posta due punti importanti, questo Green New Deal di cui tutti parliamo, abbiamo parlato della necessità, e anche lei la definisce questo umanesimo tecnologico. Ecco, io voglio sapere questi due punti che fine hanno fatto. Intanto credo che abbiamo ascoltato delle cose molto importanti qui. Io nel rispondere a questa domanda voglio riprendere alcune delle cose che abbiamo ascoltato, perché vorrei valorizzare alcune delle cose che sono uscite dalla ricerca di Nando Pagnoncelli, alcune delle sollecitazioni che Romano Prodi ci ha lanciato, alcune delle analisi che sia Ferruccio sia Giovanni hanno posto. Naturalmente speriamo di riuscire a connetterci con Francesca Bria, perché il suo punto di vista sul tema dell'innovazione è cruciale. E sulla questione europea io la metterei così:
Penso in queste ore, domani, ci sarà un momento molto importante, il Consiglio europeo, speriamo che ci sia la chiusura e che ci sia quindi la chiusura del cerchio e l'accordo. Io vorrei sull'Europa soffermarmi su una cosa che è accaduta ieri e che secondo me è stata molto, molto inquietante per certi versi, per un altro verso è stata anche molto importante perché ha un po' rotto un velo, ha strappato un velo su un metodo col quale lavoriamo in Europa che non funziona più. Mi riferisco alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla vicenda di Apple, quindi sulla vicenda del fisco, perché questa sentenza è stato un terremoto, ricordo semplicemente che è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno e sostanzialmente ha sbugiardato la Commissione Europea dicendo la Commissione non può agire come ha agito la Vestager sulla vicenda della evasione fiscale di Apple in Irlanda, quella famosa storia, si ballavano 13 miliardi di euro, eccetera. Allora, non ho gli strumenti giuridici per giudicare in questo momento quella sentenza di cui non ho letto le motivazioni, però una cosa è chiara, quella sentenza se la uniamo anche ad altre vicende che sono capitate nel dibattito europeo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, secondo me ci dicono una cosa molto chiara, bisogna smetterla di usare le scorciatoie e bisogna porre il problema della via maestra delle scelte che si devono prendere in Europa. Perché in questo caso, per esempio, la questione che esce da quella sentenza vuol dire che bisogna porre il problema del fisco a livello europeo, e cioè che oggi, approfittando dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, bisogna porsi con chiarezza la necessità di fare delle cose che prima, per via del veto inglese, non si poteva fare. Credo che Romano possa raccontarci tante storie di cose che sono state bloccate nel passato in Europa dai veti britannici e come invece oggi bisogna prendere la via maestra e dire, io credo che tanti cittadini, sarebbe stato interessante fare questa domanda, Nando, sulla questione dei paradisi fiscali in Europa, per esempio, perché i paradisi fiscali in Europa sono improvvisamente diventati un tema di dominio pubblico. Fino a ieri nessuno se n'era accorto, improvvisamente oggi ci si rende conto che in Europa abbiamo la stessa moneta e poi c'è il Lussemburgo, c'è l'Olanda, c'è l'Irlanda, eccetera. Quindi a me sembra che si sia aperto un dibattito a livello europeo e ho visto che Gentiloni e Dombrovskis l'altro giorno, ieri mi sembra, hanno aperto la questione del fisco a livello europeo, che a mio avviso è una questione centrale. Quindi in termini di metodo dico, questa vicenda, la vicenda del Covid, quello che è successo dopo, questa straordinaria rivoluzione che ha portato a fare il recovery plan, un qualcosa, come diceva Romano prima, che due mesi fa sarebbe stato impossibile anche soltanto immaginare che si sarebbe arrivati lì, è una rivoluzione perché il metodo è rivoluzionario, cioè si usa non trasferimenti tra paesi che sarebbero stati complicati, per cui la questione non è noi italiani chiediamo i soldi ai tedeschi, noi italiani chiediamo i soldi agli olandesi, no, tutti insieme con la forza che ci dà l'essere tutti insieme facciamo un bond emesso dalla Commissione e usiamo le risorse che riusciamo a ottenere grazie alla AAA della Commissione, che ovviamente è migliore rispetto a diciamo, la reputazione sui mercati di altri paesi, il nostro compreso, riusciamo a ottenere risorse che usiamo insieme e usiamo insieme per che cosa? Per fare quel riequilibrio economico che è assolutamente fondamentale anche a favore dei nostri paesi e del sud dell'Europa. In questo senso riprendo la questione della politica industriale, che è stata citata qui varie volte. La riprendo dicendo questo. Un secondo grande capitolo della partita europea dei prossimi tempi si gioca sul fatto di riuscire a fare politica industriale europea, cioè riuscire a capire che la partita tra Stati Uniti e Cina si giocherà con la capacità dell'Europa di scegliere alcuni grandi temi e su questi grandi temi di superare i problemi delle frontiere tra paesi. È venuto il momento di fare l'accordo sui cantieri navali tra Italia e Francia, ed è il momento di farlo senza perdere ulteriore tempo, perché è una strategia globale dell'Europa che qui dentro ha bisogno di scelte di questo genere, proprio perché il post-Covid
rinazionalizza, rilocalizza alcune cose, in questo senso rieuroperizza alcune cose, e credo che questo sia un secondo capitolo molto, molto importante. Un terzo capitolo, secondo me, significativo, ha a che fare esattamente con quella slide che Nando Pagnoncelli ci ha presentato prima, che anche a me come a Romano ha colpito molto, perché è una slide che racconta, prende i tre strumenti europei, il piano SURE contro la disoccupazione, i recovery bond, il recovery plan e il MES sulla sanità. E viene fuori per l'appunto che siccome in Italia il MES è stato raccontato per quello che non è, cioè è stato raccontato come la causa di tutti i mali, la causa di tutti i mali, la troica, la Grecia, eccetera. Qui lo voglio dire con grande forza perché voglio fare un ragionamento sul MES, voglio prendere il toro per le corna usando questa opportunità. Il MES sulla Grecia si è fatta l'immagine negativa che si è fatta non per colpa del MES in quanto tale, ma per colpa del fatto che il MES ha degli azionisti e gli azionisti sono gli stati. Il MES non è che la colpa è dei funzionari del MES, è come dare la colpa dei tagli ai funzionari del tesoro, non è che la colpa è dei funzionari del tesoro, loro applicano una volontà politica che è scelta dai governi e dai parlamenti. Il tema di fondo è che nel caso della Grecia gli azionisti del MES non erano d'accordo tra di loro, cioè c'erano due azionisti, il secondo e il terzo azionista del MES, cioè la Francia e l'Italia, che erano favorevoli a un salvataggio della Grecia senza se e senza ma. E c'era viceversa il primo azionista del MES, la Germania, che era divisa su questo tema, perché Schäuble era a un certo punto assolutamente favorevole a fare un euro di serie B nel quale entrasse la Grecia. Quando gli azionisti sono in disaccordo, è difficile poi che le cose funzionino bene. Il MES è intervenuto un'altra volta, con successo, nel caso della Spagna. E io sto facendo una profonda anche riflessione sul fatto che probabilmente avremmo dovuto fare anche noi la stessa cosa, e non l'abbiamo fatto. La Spagna, usando i soldi del MES, nel 12, è uscita meglio di noi dalla crisi. Li ha usati bene, in quel momento non ci fu nessun problema tra degli azionisti tra di loro, gli azionisti del MES, e il MES funzionò bene. Dopodiché la retorica populista nel nostro paese ha bisogno sempre di costruirsi dei nemici e di raccontare che se le cose vanno male è colpa che c'è qualche nemico. Il nemico migliore qual è? Il MES. Perché? Perché il MES lo racconti come la troica, lo racconti come i tedeschi cattivi, lo racconti come i banchieri, lo racconti così, è un perfetto capro espiatorio. Ora, il MES, oltretutto, come è stato costruito senza condizionalità, finalizzato alla sanità, è un'occasione irripetibile per il nostro paese. Io voglio usare anche questa occasione, ci stanno ascoltando in tanti, sono connesse migliaia di persone a questo seminario della Fondazione Merloni. Faccio un esempio, e lo faccio proprio qui perché mi torna bene farlo qui, perché non parlo di cose astratte, parlo di cose concrete. Un esempio di come si potrebbero usare i soldi del MES. Il nostro paese è un paese fatto di zone remote, di zone lontane dai centri principali, di zone montane. Alcuni anni fa, pochi anni fa, due anni fa, quando ci siamo messi a lavorare sul dopo terremoto, abbiamo preso, proprio come Fondazione Merloni, su un'iniziativa di Francesco Merloni, il comune di San Ginesio a riferimento, e nel comune di San Ginesio, con intervento di privati coordinato dalla Fondazione Merloni, si è costruito un centro di telemedicina in un comune, San Ginesio, un comune elevato, un comune con una popolazione molto anziana, un comune che è lontano dall'ospedale più vicino, molti chilometri. Questo centro di telemedicina funziona. Allora, io mi sento sommessamente di fare una proposta. I soldi del MES si usino per fare un piano, per fare 1000 centri di telemedicina in 1000 comuni montani, remoti nel nostro paese, i comuni che hanno una distanza di più di un'ora dall'ospedale più vicino. 1000 centri di telemedicina, cosa vuol dire? Vuol dire far lavorare tante start-up digitali che esistono in Italia, perché 1000 centri di telemedicina vuol dire che in tanti territori fai lavorare le strutture, le piccole aziende locali che possono mettere in campo quell'iniziativa.
vuol dire dare un segnale alla popolazione anziana che sta in questi centri, vuol dire tranquillizzare quella popolazione, ha a disposizione attraverso le nuove tecnologie quello che nemmeno prima aveva, perché prima magari aveva un piccolo ospedale con un'altissima mortalità, poco efficiente. Oggi ha a disposizione un centro che grazie al digitale ha costi molto inferiori, oltretutto così facendo non insisti sulle liste d'attesa degli ospedali perché riesci a anticipare il problema. Aggiungo una piccola cosa, serve anche alla sostenibilità, al verde, perché eviti ogni volta di prendere la macchina, di dover andare all'ospedale, di fare quelle ore di macchina, perché riesci a... Allora, faccio questa riflessione, perché una cosa di questo genere, pensate che cosa sarebbe in termini di posti di lavoro che si danno, in termini di digitalizzazione delle aree remote del nostro paese, in termini di trasformazione della nostra sanità, di tranquillizzazione della popolazione anziana del nostro paese. Sarebbe straordinaria. Una cosa di questo genere si può fare solamente con questi finanziamenti. Sfido chiunque a dimostrare che una cosa simile la si fa con fondi nazionali. Non andrebbe così, perché in questo momento è chiaro che le priorità di utilizzo dei fondi nazionali vanno su altre cose. Mentre invece avere come unica condizionalità dei fondi del MES l'utilizzo sulla sanità ti obbliga a usarli per la sanità e riesci a fare una cosa che trasformerebbe il nostro sistema, il nostro paese. Credo che sarebbe un grandissimo passo avanti. Ho voluto sottolinearlo qui e lo collego a un'altra cosa che ho sentito di Nando Pagnoncelli prima, molto interessante, quando, come anche Ferruccio De Bortoli faceva notare prima, i cittadini marchigiani che hanno risposto a questa bella, interessante ricerca hanno detto la forza del nostro paese sono le reti. Noi dobbiamo partire dalle reti di territorio, dalle reti che ci sono. Adesso io forse dico una cosa un po' estrema, estremizzo un po', però insomma ci credo abbastanza. Credo che ci siano, e termino subito Annalisa su questo, credo che ci siano due modelli di uscita dalla crisi. Ci saranno due modelli di uscita dalla crisi. Ci sarà un modello che è quello dei paesi con un'economia molto finanziarizzata, che secondo me saranno quelli che faticheranno di più per il tipo di crisi che stiamo vivendo oggi, perché alla fine non si riuscirà e non riusciranno a mettere in pista quelle reti che non hanno probabilmente. Per me in questo senso il modello è la Gran Bretagna. La Gran Bretagna è un paese con un'economia molto finanziarizzata e priva di quelle reti lunghe che invece per esempio ha la Germania, che è il paese per eccellenza che ha sia in termini di attività di impresa, sia in termini di ruolo di sindacati, di ruolo degli enti locali, dell'associazionismo, ha queste reti sul territorio che secondo me saranno un formidabile strumento di resilienza per un verso e di ripartenza per un altro verso. Allora, noi italiani siamo, per nostra fortuna, come modello, abbiamo un modello che è più simile a quello della Germania piuttosto che a quello della Gran Bretagna. Questo è quello che a me mi lascia una speranza e un ottimismo, e quindi qui riprendo l'appello all'ottimismo che faceva Romano Prodi prima, che secondo me è fondamentale, perché se non riusciamo tutti insieme, tutti coloro che hanno responsabilità nel nostro paese, sia coloro che hanno responsabilità pubbliche, sia coloro che sono classe dirigente delle, per esempio, dei corpi intermedi, delle attività di impresa, dei sindacati, delle classi dirigenti locali, se non si riesce a mettere insieme questo senso di fiducia per il futuro, e allora diventa praticamente impossibile. A questa logica delle reti che noi abbiamo e che dobbiamo valorizzare, i corpi intermedi che abbiamo negli ultimi anni, non che abbiamo, che hanno negli ultimi anni messo ai margini, è stato un errore. I corpi intermedi oggi si capisce quanto sono importanti e sono sicuro, Nando, che in tutte le tue ricerche viene fuori che in questa fase c'è una risorgere di ruolo dei corpi intermedi e di aspettative da parte dei cittadini del ruolo dei corpi intermedi. E in questo senso io credo che questo sia essenziale per quella fiducia che ci deve riportare alla necessità, l'ultimissima cosa che voglio dire, ne hanno parlato molto bene sia Giovanni Gornotempini che Ferruccio De Bortoli prima, del fatto che un grande rischio che il nostro paese corre in questa fase, non solo noi, io lo vedo anche in altri paesi europei, è questo
immaginare che tutto passerà dai sussidi pubblici e quindi si è in attesa che arrivino i sussidi e quindi, essendo in attesa dei sussidi, meno si fa e meglio è. La forza del nostro paese è la voglia di fare della nostra gente. Questa voglia di fare va stimolata, quindi gli stimoli pubblici devono intervenire proprio lì e credo che questo sia fondamentale. Grazie, grazie Enrico Letta. Molti sono anche qui gli spunti interessanti, soprattutto l'ultimo, io lo trovo particolarmente interessante perché il rischio è che con tutti questi sussidi appunto si perda questa forza, la voglia di lavorare, si aspettino e forse sono troppe politiche assistenziali, invece andrebbero fatte politiche per creare nuovi posti di lavoro. Comunque, quindi la politica industriale, torniamo di nuovo a una politica industriale importante. Io non so se noi abbiamo in collegamento Francesca Bria. Buonasera, mi sentite? Ah, eccoci, sì sì, forte e chiaro, sono un po', spero anche di vederla. Allora ricordo, Presidente del nuovo Fondo Innovazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e anche componente del gruppo di esperti scelto dal Ministero dell'Innovazione. Benvenuta e complimenti, in un posto meraviglioso, la vediamo. Sì, sono in realtà in Calabria, in un posto bellissimo ma un po' sperduto, quindi mi scuso anche perché ho avuto una connessione un po' on and off, quindi torniamo sul tema delle reti e di quanto siano assolutamente importanti ed essenziali, soprattutto in questo momento, sì. La domanda sull'innovazione, abbiamo parlato appunto delle reti e dell'importanza dell'innovazione. È lo Stato, può essere innovatore o l'innovazione può venire solamente dal privato? Sì, ma io volevo dire, anche avendo ascoltato, anche se purtroppo non tutto il tempo, però questo dibattito è estremamente interessante, che secondo me la vera domanda è se noi siamo in grado di trasformare questa tragedia e quindi questa crisi storica in un'altrettanta opportunità storica per ricostruire delle economie migliori, però in qualche modo guardando al futuro, quindi ponendoci la questione non solo di un disegno strategico per indirizzare la ripresa e gli investimenti verso politiche ambiziose di industriali che chiaramente ci chiede sia il recovery plan italiano che europeo, ma anche proprio come ci sia bisogno di più ambizione sia nel pubblico che nel privato per prendere le grandi decisioni sul futuro. Io credo questo sia estremamente importante perché si sta decidendo se e come investire, ad esempio, in grandi progetti, batterie elettriche, mobilità all'idrogeno, un cloud paneuropeo per riconquistare la sovranità tecnologica e sui dati, come digitalizzare la scuola e la telemedicina. Sono grandi progetti che richiedono di indirizzare gli investimenti del futuro in un modo che trasformeranno la nostra economia e molte persone, proprio perché la crisi è profonda, io credo non vogliono più ritrovarsi proiettate in un passato che è stato anche causa della crisi in corso, ma vogliono in qualche modo avere la sensazione che possiamo proiettarci in un futuro che sia più digitale, più equo e anche carbon neutral, perché queste sono le grosse missioni che ci vengono richieste. Quindi da questo punto di vista si sente la forte necessità di forgiare, direi, un nuovo patto produttivo con le imprese, ma anche la creazione di ecosistemi industriali e di innovazioni che producano valore pubblico e innovazione anche per il territorio. Quindi, a mio avviso, se continuiamo a opporre lo Stato e il mercato, invece di capire che ci vuole una partnership virtuosa in cui l'obiettivo è investire in scienza, in capitale umano, in innovazione tecnologica, creare nuove competenze, come si dice in inglese, capability, sia nel pubblico che nel privato. E passatemi anche la parola, abbiamo bisogno di attrarre le energie dei giovani, abbiamo bisogno di riprendere un po' il talento dei giovani, rendere il pubblico più sexy e rendere il pubblico capace di lavorare con il privato come un traino, perché altrimenti questa trasformazione digitale ed energetica che abbiamo di fronte sarà impossibile, direi, da
da attuare, e da questo punto di vista io mi sento anche, se vuoi, uno degli esempi. Insomma, io sono stata tanti anni fuori, ho lavorato sia in Inghilterra, ho fatto l'assessore in Spagna a Barcellona e sono rientrata a gestire un fondo dell'innovazione a Cassa Depositi e Prestiti. Proprio mi ha attratto, no, la capacità innovativa di questo progetto. Il fondo innovazione ha 1 miliardo in partenza, diciamo, come in dotazione da investire in tutta la filiera delle imprese innovative e delle start-up, per fare in modo di rigenerare il tessuto produttivo italiano. Il nostro obiettivo è di creare 1000 nuove start-up anche in settori strategici come il biotech, il biomedicale, il 5G, l'agritech, l'aerospazio e la robotica, dove l'Italia ha comunque delle competenze estremamente importanti. Creare dai 15 ai 20 acceleratori di nuova generazione e poli verticali di technology transfer che lavorano anche a cavallo col corporate venture capital, perché se non si fa leva sulle grandi imprese, sia a partecipazione pubblica che privata, che poi possono investire ed acquisire le innovazioni che vengono fuori dai nostri talenti e dai nostri talenti imprenditoriali e dai centri di ricerca. Mi sentite? Sì, benissimo. Ah, benissimo. Ok. Facciamo fatica, come si diceva prima, a competere in una dimensione geopolitica in cui sono le tecnologie del futuro a proprio determinare la competitività dei paesi in questo, diciamo, nuovo scenario in cui anche l'Europa purtroppo si trova stretta in una concorrenza. Si sta parlando in questo periodo addirittura di una nuova guerra fredda tecnologica, in cui a preoccupare molto, e dobbiamo prenderlo assolutamente, io credo, di in grande importanza politica, la questione dell'innovazione, e se l'Europa non è capace, non ha la capacità di competere adesso, mette in serio pericolo la posizione industriale dell'industria europea in settori strategici. Quindi la sovranità tecnologica è assolutamente da comprendere come sovranità economica e politica, e a preoccupare è, come è stato anche ricordato durante il dibattito, la concorrenza dei big tech USA, cioè dei GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft da una parte, ma anche dei BAT cinesi, Baidu, Alibaba e Tencent. L'Europa purtroppo non ha queste imprese, perché la maggior parte delle infrastrutture critiche nazionali, sia hardware che software, sono costruite fuori dall'Unione Europea. Quando si va a competere sul cloud, sul 5G, sull'intelligenza artificiale e sulla sovranità dei dati, chiaramente l'Europa deve riprendere una, direi io, sovranità tecnologica, proponendo un'alternativa a quello che è il big state cinese da una parte e il capitalismo di Silicon Valley, che è stato anche definito ad esempio da Zhuzhanna Zuboff come capitalismo della sorveglianza. Ecco, io credo che l'Europa ha una grande opportunità in questa fase, proprio con la strategia del recovery che abbina la transizione, trasformazione digitale, sostenibile e democratica con la transizione energetica, di proporre un modello di innovazione europeo, che significa che mette al centro i diritti fondamentali delle persone, una migliore qualità del lavoro, anche la questione di mettere la tecnologia al servizio dei cittadini e delle grandi sfide del futuro, quindi la sanità, l'educazione, la mobilità, e riprendere e proporre un modello europeo che può essere definito un nuovo umanesimo tecnologico, che mette al centro le persone ed un'economia che deve essere in qualche modo ricostruita. Io quindi vorrei chiudere con una nota possibilmente anche ottimistica, ovvero invece della contrapposizione fra Stato e mercato, dobbiamo capire che dobbiamo accelerare questi processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica in corso, ma dargli anche una direzione,
perché si tratta appunto di utilizzare le tecnologie digitali per raggiungere la sostenibilità sia sociale che ambientale. Quindi abbiamo bisogno veramente di tutte le nostre energie e di farlo con in una dimensione paneuropea e mettere l'Italia al centro di queste grosse sfide del futuro. Grazie, grazie a Francesca. Ecco, l'abbiamo persa, ma insomma ha finito. Grazie a Francesca Bria. Sinceramente ha toccato temi molto, molto importanti. Ecco, se possiamo prendere qualche cosa da questa crisi di positivo, sicuramente una svolta digitale per ripartire, un modello di innovazione europeo, un nuovo umanesimo tecnologico sono alla base per la ripresa. E poi ha detto una cosa molto importante, che non abbiamo parlato noi qua stasera, ma so che tutti voi siete molto sensibili, che è quello dell'importanza del capitale umano. Cioè, si parla poco di giovani, si parla pochissimo di cultura, speriamo che questa crisi non abbia ancora diminuito quelle che sono le iscrizioni all'università, perché dopo ogni crisi purtroppo abbiamo visto che le persone che vanno all'università sono sempre meno, soprattutto in Italia, noi siamo col più basso tasso di laureati. E io volevo prendere spunto dal capitale umano, da questo ultimo tema che ha lanciato tra i vari Francesca Bria. Noi siamo felici perché lei ha un cervello che è rientrato, quindi insomma a noi fa piacere anzi che Cassa Depositi e Prestiti l'abbia ripresa come presidente di questo polo dell'innovazione molto importante, perché volevo prendere alcune domande dei nostri follower via social media, dire telespettatori, insomma adesso non so come si chiamano, comunque c'è Jessica d'Ancona che fa una domanda. Lei è una giovane laureata che doveva andare a lavorare negli Stati Uniti, ora ha chiuso tutto e quindi è rimasta bloccata qua. E la domanda che lei fa in generale, io l'allargo a tanti altri che ci ascoltano magari o che non ci ascoltano, ma che hanno lo stesso problema: chi pensa ai giovani e alle giovani generazioni? Io non so chi di voi voglio rispondere, perché siete molti, professor Prodi, so che lei spesso ha parlato di capitale umano, dell'importanza di costruire anche, no, competenze e di pensare ai giovani. Ma dovevamo pensarci sul serio però, perché secondo me sui giovani facciamo tanta retorica, ma poi diventa il problema, perché alla fine e il giovane cosa vuol dire? Vuol dire scuola in questo caso, non è che poi qual è la dotazione che possiamo dare ai giovani? Una istruzione a livello delle necessità di oggi, è questa che manca, che non c'è, e evidentemente non si forma quella fermentazione che ti crea poi le nuove condizioni di lavoro. Allora, naturalmente qualcuno può anche dire, ma questa è la contraddizione, perché scappano all'estero poi quelli più laureati, ma non c'è assolutamente contraddizione in quello che dico, perché solo se noi abbiamo un tipo di società, e l'abbiamo sentita adesso dalla dottoressa Bria, se abbiamo un tipo di società che progredisce, che noi possiamo avere il ritmo di sviluppo che garantisce lavoro ai giovani. Perché se noi crescessimo del 3% invece che dello 0%, i giovani non vanno all'estero, rimangono qua. Questo è il problema. Che cosa possiamo fare per i giovani? Mica possiamo pensare che ci siano due mondi in Italia, quello degli anziani e quello dei giovani. Non è che ci sia una occupazione di posti da parte di una generazione rispetto all'altra. Abbiamo, ad esempio, il governo più giovane di tutta Europa. Questo è, ma di gran lunga. Allora, dico, è un problema di trovare, diciamo così, un ruolo particolare per i giovani o di fare in modo che questi abbiano occasione di crescere nelle professioni, nell'economia, nella tecnologia. E questo è quello che bisogna fare. Non è che si possono riservare i posti o agli anziani o ai giovani. Perché, ad esempio, nessuno tiene conto che negli ultimi anni abbiamo perso centinaia di migliaia di posti
nella pubblica amministrazione. Uno dice, ma allora cosa sta succedendo? Abbiamo perso questi posti, ma non c'è stato ricambio, non c'è stata una innovazione, ma non è perché abbiano fermato fermato gli anziani, abbiano occupato i posti, è perché si è fermata la società. Questa è la verità. L'idea di contrapporre le generazioni, se guardiamo le statistiche europee, è una cosa impressionante, perché più elevata è l'età del lavoro, meno sono i disoccupati. Cioè il problema italiano, che se vogliamo risolvere il problema dei giovani, dobbiamo avere un rapporto fra popolazione attiva e popolazione totale, certo, più elevata. Certo. Questo è il problema. E invece si è creato, come creiamo sempre, una specie di contrasto che non ha alcuna ragione d'essere. L'interesse dei giovani e dei vecchi, chiamiamoci così, è identico, è identico. E questo è... E io non penso affatto, ad esempio, che... Cioè, non penso. Sono dati statistici che diminuire l'età del pensionamento, a parte i problemi economici che porta, crei più occupazione. Non è vero. Ma è dimostrato, non è vero. Purtroppo. È stato dimostrato che non l'ha portata. L'occupazione si crea solo con la crescita. So che Nando Pagnoncelli voleva dire una cosa a proposito. Sì, studiamo il tema dei giovani da tanto tempo, contribuiamo alla realizzazione del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo. Io credo che ci sia un'ambivalenza di fondo quando si parla dei giovani, perché è un tema che preoccupa tutti, ma è il tema meno, come dire, affrontato. Bravo. Con politiche che non siano settoriali specifiche. Richiamo l'attenzione sul rapporto Istat presentato la scorsa settimana, e i dati Istat e i dati demografici fanno segnare per il settimo anno consecutivo un record negativo di natalità nel nostro paese. 420.000 nati, siamo a livello dell'Unità d'Italia. Ora, per mettere in moto una dinamica demografica, bisogna, e forse nel contesto che stiamo vivendo un po' più di coraggio dal punto di vista di interventi larghi ci vorrebbe, bisogna considerare, uno, l'ingresso nel mondo del lavoro, due, i salari d'ingresso, tre, le politiche abitative, perché se un giovane che abita in un comune del sud Italia, pieni voti, viene assunto a Milano e deve impegnare 2/3 del suo stipendio per pagare il canone di locazione, non viene. Politiche conciliative, orari della città e agenda digitale. Ora, in Italia, 2 giovani su 3, tra i 18 e i 35 anni, vivono nella famiglia d'origine. Bisogna favorire i processi di autonomia dei giovani con approcci olistici. Allora, è chiaro che tutto questo comporta fiducia, lo diceva il professor Prodi, comporta fiducia, però non è in modo inerziale che le cose si risolvono. Il problema vero, cito un solo dato, è che quando noi chiediamo ai giovani, vorresti che si togliessero risorse alle generazioni, diciamo, meno giovani per darle ai giovani, ma nello specifico ai tuoi genitori rispetto a te, loro ti dicono no, perché non mi fido, perché si toglie ai miei genitori, che rappresentano un ammortizzatore sociale per me, e non arriveranno a me questi soldi. Allora capite che in un contesto di questo tipo, l'idea di andare all'estero, posto che sono dell'idea che non sia, come dire, un'esperienza negativa, perché esperienze all'estero comunque sono formative, bisogna che non sia un biglietto di sola andata, dico semplicemente che l'andare all'estero oggi, noi pensiamo che riguardi prevalentemente il mondo dei laureati e magari quelli a pieni voti. In realtà 3 su 4 sono persone prive di laurea, sì, che cercano lavori esecutivi. Davvero, questamente interessante. È vero, non c'è niente di male andare all'estero, però sarebbe bello che anche qualcuno venisse dall'estero verso l'Italia a lavorare, no? Perché se no facciamo solo fuga noi e nessuno viene a lavorare qua. Quindi, insomma, un tema veramente interessante anche quello della scuola, che in realtà
sembra diventato più importante adesso come metterli a scuola gli studenti invece di cosa insegnarli e come far recuperare, perché insomma hanno perso tanta scuola. Ci sono varie domande, ce ne sono, non so se abbiamo tempo di farne un'altra, spero di sì, ce ne sono un paio, ne farò solamente una, che hanno lo stesso tenore, che sono un po' critiche verso questa Europa. Ma esiste davvero, questa qui la fa Paolo da Roma, ma esiste davvero un'Europa solidale? Non è prevalente la posizione dei paesi frugali? Non è più forte l'alleanza tra paesi del nord Europa rispetto alle necessità del sud, Francia, Spagna, Italia? Ecco, questo lo faccio Enrico Letta. Ma in verità quello che sta accadendo è assolutamente incredibile, cioè l'Europa per la prima volta in modo significativo fa uno sforzo di solidarietà di dimensione e di qualità assolutamente imprevisto e che non ha precedenti. Di dimensione innanzitutto, stiamo parlando di una quantità di risorse, quelle di cui si sta discutendo in queste ore e che saranno per i prossimi 3 anni, 4 anni il leitmotiv di tutta la politica economica italiana ed europea, che rappresentano una dimensione mai vista nel nostro paese, secondo me, dai tempi della ricostruzione post-bellica. Io non credo che 170 miliardi di euro nell'arco di un quadriennio sia una cifra che si è mai vista in Italia, se non, diciamo, nella fase della ricostruzione post-bellica. In secondo luogo, perché questo, viene applicato un metodo di solidarietà che è molto forte, perché il bond che la Commissione lancerà e che servirà per reperire tutte queste risorse verranno redistribuite non sulla base della forza dei paesi, ma sulla base del bisogno dovuto ai danni subiti dal Covid. E secondo la graduatoria che è stata creata, l'Italia in testa, poi la Spagna, poi la Francia e poi gli altri paesi colpiti dal Covid, per esempio tra i paesi scandinavi più la Svezia, meno la Danimarca. Insomma, è un meccanismo oggettivo di solidarietà. È la prima volta che l'Europa applica un criterio di solidarietà oggettivo con una dimensione così importante. E aggiungo, è la prima volta che le cose di cui stiamo parlando fanno parte di un capitolo Europa sociale, che è un capitolo sul quale in particolare Jacques Delors e Romano Prodi hanno lottato per tutti i loro quinquenni di presidenza della Commissione europea, trovando sempre il veto britannico. Perché la verità è che l'Unione europea è cresciuta in tanti modi e soprattutto l'accusa più grossa che si fa sempre all'Europa è: ma a me questa Europa tutta finanziaria non piace. Ma perché l'Europa è cresciuta soprattutto su quel lato? Perché all'interno dell'Europa c'è stato chi ha messo il veto e aveva la possibilità di farlo, perché l'Europa a quel tempo aveva dei meccanismi intergovernativi per cui la Gran Bretagna poteva mettere il veto e bloccare certe cose, per cui è passata l'idea che l'Europa sociale è un non tema, perché le politiche sociali le fanno i governi nazionali. Le politiche europee sono politiche di altro tipo, soprattutto per garantire la stabilità finanziaria complessiva. Questa logica è una logica che ha avuto il suo massimo elemento, insomma il suo parossismo durante la crisi di 10 anni fa. Diciamo le cose come stanno. Perché questa risposta a questa crisi è così rivoluzionaria? Perché abbiamo avuto l'esperienza di 10 anni fa. Cos'è successo 10 anni fa? 10 anni fa la Gran Bretagna, i paesi del nord hanno attirato la Germania in una posizione sostanzialmente di blocco. E qual era la posizione? Era quella di dire: le politiche di contrasto alla recessione e le politiche sociali le fanno i singoli paesi secondo le proprie volontà. L'Europa interviene solamente sul quadro complessivo. Vi racconto un episodio molto semplice che ho vissuto in prima persona. L'unica vera e importante politica che fu fatta a quel tempo sulla questione della sociale fu per esempio la Youth Guarantee, cioè l'intervento sui giovani. Io mi ricordo di un Consiglio europeo in cui si riuscì, dopo una lotta spasmodica, non sto scherzando, a spostare la
dimensione, la cifra assegnata a quella politica, da 6 miliardi a 9 miliardi. Attenzione, non 6 miliardi per l'Italia, 6 miliardi per tutta Europa, da 6 miliardi a 9 miliardi. Ora, cosa si fa con 9 miliardi in Europa per i giovani? Niente. Era chiaramente il segno che quella posizione a quel tempo vinceva, e vinceva perché la Gran Bretagna riusciva a spostare il peso dello scontro tra Francia e Spagna da una parte e gli altri dall'altra a favore di quell'altra posizione. Cos'è successo questa volta? La Gran Bretagna non c'è più, la politica sociale parte, è partita con questo piano Sure, parte con il MES destinato alla sanità. Attenzione, è la prima volta che l'Europa fa una cosa sulla sanità, è una cosa rivoluzionaria, fondamentale. Non è un caso che tutto questo parta il giorno dopo che i britannici sono usciti dall'Unione Europea, e tutto questo in una condizione nella quale alla fine la Germania si è spostata su una posizione diversa, frutto secondo me di molta lungimiranza, di leadership politica della Merkel, e frutto di una scelta di cui dobbiamo approfittare, lo dico molto francamente, prima che ci ripensino, ecco. Prima che noi non riusciamo a fare le cose per bene, perché quello che sta accadendo ha dell'incredibile. E aggiungo un'altra cosa, ma in questo nostro seminario, anche in questi giorni, avremo la possibilità di ascoltare una voce di un tedesco autorevole, che è qui in sala, che ci sta ascoltando, che è Daniel Gross, avremo la possibilità di capire se questa posizione della Germania è la posizione della Merkel o se è la posizione dell'intera CDU e della politica tedesca, perché a me un dubbio rimane, cioè che questa posizione sia stata nella CDU forzata dalla Merkel, la seguono, ma io mi chiedo, il successore della Merkel l'anno prossimo porterà avanti la stessa politica con l'intelligenza e la lungimiranza della Merkel? Speriamo, ma tutto questo passa anche attraverso il fatto che ognuno di noi faccia bene le sue cose, e che quel momento di svolta che c'è stato a marzo, perché secondo me, adesso forse esagero in termini di retorica, ma io la vivo un po' così, la vera svolta, quando nel primo Consiglio europeo la Merkel disse no all'Eurobond, la vera svolta c'è stata il giorno dopo quel Consiglio europeo, quando l'industria automobilistica tedesca è andata dalla Merkel, o comunque ha parlato al governo tedesco dicendo: guardate, non si può fare come 10 anni fa, per un motivo molto semplice, per un interesse nostro, dell'industria certo. automobilistica tedesca, non perché noi perdiamo un mercato, l'Italia, dove vendere le nostre macchine, lo recuperi in Corea del Sud, in Vietnam, in Singapore, lo recuperi da altre parti, ma perché un terzo della macchina, dell'automobile, della Mercedes, lo si fa in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna. Quindi se va giù l'Italia, alla fine va giù anche la Mercedes. Ora, questo concetto è la vittoria dell'idea di Europa, cioè dell'idea che abbiamo creato un mercato unico nel quale si fa competitività grazie all'integrazione tra sistemi. E questa è la vera forza dell'Europa, e secondo me è su questo che questa vicenda è così rivoluzionaria, è su questo che dobbiamo spingere. Giovanni, se posso aggiungere proprio una nota di colore su quello che stava dicendo Enrico, durante i lavori della task force guidata da Vittorio Colao, noi ricevemmo le telefonate dalle grandi industrie automobilistiche tedesche che ci chiedevano: ma quando riapre la componentistica italiana? Proprio per essere assolutamente in linea. Aggiungo che condivido tutto quello che hai detto, Enrico. Un unico pensiero, forse bisognerebbe spiegare, comunicare un po' meglio, perché tutti questi acronimi che vengono da Bruxelles non aiutano, e su questo peraltro bisogna trovare un modo di legarlo al lavoro dei governi nazionali, perché vale quello che veniva detto prima: i soldi arriveranno se noi saremo in grado di offrire progettualità. Esatto. Cioè, se noi non diremo li usiamo per come? Questo, esatto, non abbiamo un serio programma, come diceva, i quattrini arriveranno da altre parti, dove verranno invece presentati dei progetti seri, ritenuti più credibili.
Io ringrazio. Un'ultima domanda riferita a questo, molti gli spunti interessanti, molti, cioè l'ottimismo, a me fa molto piacere, di questa Europa che ha cambiato direzione e di questa liquidità che arriverà, comunque, che è a disposizione arriverà. Fondamentale però è fare dei progetti credibili, spenderli bene, perché non è solo quanti soldi abbiamo, ma è come li spendiamo. Qui abbiamo dato e avete dato delle indicazioni molto interessanti, si è parlato molto di innovazione, si è parlato di green economy, eccetera. Io la domanda che faccio, perdonatemi, ma non posso non farla, e chiedo ai due ex presidenti del Consiglio di rispondermi brevemente, chiaramente, è: questo governo ce la può fare? E le elezioni sono, non ci sono più, sono escluse completamente o no? Ce la possiamo fare? Ce la può fare? Chiedo al... Io delego Letta per la risposta. Cioè, allora, si parla molto di elezioni, questo ce la possiamo fare? La mia risposta è: ce la dobbiamo fare, e aggiungo: elezioni in un momento come questo mi sembra che sia una contraddizione in termini. Questo è un momento nel quale l'Italia non può permettersi di fermare le macchine, stare 4 ore a chiudere una legislatura che è appena cominciata, sono passati 2 anni, e è un momento nel quale bisogna concentrarsi sulle scelte che dobbiamo fare, fare bene questi progetti e riuscire a dimostrare a tutti che l'Italia ce la fa. Credo che questo sia l'impegno di tutti. Se posso permettermi, dovremmo farlo con una maggiore capacità di unità istituzionale del Paese. Perché se noi diamo anche all'estero l'idea che sì, possiamo anche discutere tra di noi, litigare tra di noi, ma siamo un paese unito, un paese che alla fine le cose le porta avanti insieme, quanto avremmo da guadagnarci a tutto questo? Mi rendo conto che questo è forse la cosa più difficile. Giusto, magari anche con Forza Italia e con Berlusconi? Scusatemi, è più forte di me l'ultima. Voglio dire... Io mi trovo nella strana situazione, lo dicevo prima, come nel film Oltre il giardino, no? Che diceva: buonasera, chissà cosa ha voluto dire per buonasera, che domani ci sarà la tragedia, il terremoto. Quindi è meglio non dire niente, perché ogni cosa di puro buonsenso che uno dice, di puro vietà, viene interpretata come qualsiasi disegno. Ecco, stiamo al di qua del giardino, non andiamo oltre. Stiamo al di qua. Io volevo ringraziare i nostri relatori, volevo ringraziare in particolare il presidente della Fondazione, l'ingegner Francesco Merloni, che ha dato la possibilità anche quest'anno di riunirci, anche in modo un po' diverso, per questo importante convegno, e ringraziare appunto la Fondazione in generale, anche con il presidente Enrico Letta, presidente del Comitato Scientifico, perché trovo estremamente interessanti, e soprattutto in questi momenti così difficili, ma di evoluzione, riuscire a parlare con persone, insomma, di questo livello. Quindi grazie nuovo all'ingegner Francesco Merloni, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Mi dispiace e mi scuso perché le domande erano tante, purtroppo il tempo è volato, sono passate più di 2 ore. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Ce l'ho fatta.